Sta per iniziare ora l'incontro intitolato Come nasce un libro per ragazzi? Parole e immagini, la magia del libro a figure. Conversano Sergio Rozier e Davide Bevilacqua. Questo incontro è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. A seguire, presso la sala espositiva della Fondazione Cassa di Risparmio in via Carducci 2 ci sarà la visita guidata gratuita alla mostra, la mostra Gorizia Magica, libri e giocattoli per ragazzi 1900-1945. Buona storia a tutti. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno, benvenuti. Io sono Davide Bevilacqua, faccio il grafico. E sono qui con Sergio Rozier, che fa l'illustratore, e gli faccio da spalla, diciamo, qui. Ecco. Perché siamo qui? Io sono qui perché, appunto, essendo stato chiamato a seguire l'allestimento della mostra Gorizia Magica, che è una mostra che tratta libri e giocattoli per l'infanzia del 1900 al 1945, così con l'organizzazione della mostra avevo suggerito di chiamare un illustratore a spiegare come nasce un libro illustrato, un libro per bambini, perché appunto la mostra è piena di questi bei libri. E loro hanno invitato Sergio, dopo aver fatto una selezione fra parecchi illustratori italiani, e l'hanno invitato non a caso, nel senso che è un illustratore che ormai è, diciamo, cioè ormai è una brutta parola, ma diciamo è affermato. È nato in Italia, poi racconterà anche come, perché secondo me quello lì è un aspetto anche interessante per capire un po' il mestiere dell'illustratore, al di là della storia di come nasce un libro. Questa è un'occasione anche per un po' capire come si muovono le figure che stanno dietro a queste imprese editoriali, ecco, che poi delle quali fruiamo tutti in forma di bambini, di genitori, eccetera. E lui poi si è spostato dall'Italia, è andato negli Stati Uniti, e guarda caso negli Stati Uniti si sono accorti del fatto che era bravo, insomma. Gliel'ho dovuto dire io. Gliel'ha detto lui. ha avuto un riconoscimento importantissimo, che è il Sendak Fellowship. Dopo parleremo un attimino anche di chi è Maurice, di chi è stato, ma insomma di chi resterà sempre Maurice Sendak. E queste esperienze che sicuramente l'hanno fatto maturare e crescere, insomma, hanno dato il via a una carriera molto, molto prolifica, ecco. I libri di Sergio sono disponibili negli Stati Uniti, ma anche nelle librerie italiane. E adesso, prima ancora di entrare nel merito di questi aspetti qui, un po' così del lavoro quotidiano, delle fatiche quotidiane, lui ci parlerà un po' di come nasce un libro illustrato, facendo un po' la storia, visto che qua siamo a storia. Sì, beh, probabilmente la storia illustrata sarebbe un po' più impegnativo di un'oretta di conversazione. Però ci tenevo a chiarire delle cose su che cos'è un libro a figure, quello che in inglese si chiama picture book. Ci sono molte definizioni, so che in Italia viene chiamato albo illustrato, che secondo me non funziona molto bene come termine. Comunque l'idea è questa, che c'è una grossa differenza tra un libro illustrato, tra un testo a cui vengono aggiunte figure, immagini, disegni, fotografie, e un testo che nasce insieme alle illustrazioni, nasce come libro a figure, in cui la storia, in cui le avventure sono narrate con un linguaggio che è specifico di quel mezzo e di nient'altro. Senza le parole non ci sarebbero le figure, senza le figure non ci sarebbero le parole. E spiegherò meglio con l'aiuto di alcune immagini. Diciamo, l'iniziatore di questo linguaggio, si può dire facilmente, è Randolph Caldecott. Randolph Caldecott era un illustratore, autore inglese di metà 800, e che ha veramente rivoluzionato il libro per bambini. E libri illustrati per bambini ce n'erano
insomma non da tanto tempo prima di lui, dal Settecento probabilmente, ma non esisteva proprio un'editoria per ragazzi vera e propria, ma a metà dell'Ottocento, 1860 circa, proprio lui ha sviluppato questi libri che chiamava Picture Book, appunto, i libri a figure, in cui stravolgeva il testo, prendeva un testo, lui per esempio ha fatto molti libri basandosi sulle nursery rhyme, cioè sulle filastrocche, insomma letteralmente sarebbero le rime della stanza dei bambini, sì, sì. E, insomma le filastrocche per bambini. E infatti ne ho scansionate alcune da un paio dei suoi libri per parlarne velocemente. Lui prendeva queste filastrocche che già erano nella tradizione orale da generazioni e generazioni, e però le ha completamente, illustrandole, le ha completamente ribaltate, ha dato un significato completamente diverso o comunque unico e individuale e personale di quello che era poi il significato, se ci fosse un significato, di queste filastrocche. Adesso, ecco, questo qui è lui, che tra l'altro lavorava in una banca quando aveva 20 anni, vicino a Manchester, oppure a Manchester, in Inghilterra, e poi cominciava a disegnare, ha cominciato a fare l'illustratore per riviste e giornali. È un po' triste la sua storia perché è morto giovane, è morto a 40 anni. Lui era andato negli Stati Uniti a lanciare i suoi libri negli Stati Uniti, lui è appunto inglese, sempre tutto in Inghilterra. Era andato, penso che fosse a New York, Boston, Philadelphia, dove le grosse case editrici erano allora. Si parla del 1880, 40 anni. Poi non si è sentito bene, aveva preso una bronchite, una piccola polmonite, qualcosa del genere. Allora qualcuno gli ha detto: ma vai in Florida, che così ti rimetti, vai qualche settimana in Florida, stare bene. E adesso è ancora in Florida perché è morto lì, potete andare a vedere la sua tomba vicino a Orlando, Florida. Orlando, Florida è il posto più brutto del mondo, penso. Comunque il cimitero non... ecco, questa qui è la copertina di una raccolta, ne erano usciti tanti in forma, insomma, dei libricini in brossura, così, e poi venivano raccolti, rilegati. Non so quanto si vede, ma spiegherò le immagini, quanto si vede da là in fondo, non so, quei riflessi, eccetera. Comunque, se qualcosa non è chiaro, sentitevi liberi di chiedermi o venite più avanti. Dunque, questa qui è una delle nursery rhyme più famose della tradizione anglosassone. È il gatto col violino, no? Ve lo leggo in inglese, poi ho fatto io una traduzione veloce, tanto per capire di cosa stavamo parlando. Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such fun, and the dish ran away with a spoon. Poi io l'ho tradotto in questo modo un po'. Hey diddolino, il gatto del violino, la mucca è saltata sulla luna, il cagnolino si diverte e la... Cos'è che ho letto? La stoviglia è fuggita col cucchiaio. Non mi ricordavo neanche più come l'ha tradotto. Comunque, allora, ognuno di voi adesso avete in mente questa filastrocca, ognuno di voi ha un'interpretazione diversa, no? Avete delle immagini, sono create delle immagini diverse per ciascuno di voi, no? per questa filastrocca. Vediamo come l'ha interpretata lui. Lui è proprio una... È un trickster, si dice. Comincia in modo molto, molto naturale, molto banale quasi. E secondo me lo fa apposta per poi stupirvi in seguito. Perché qui, insomma, è una nursery rhyme. Qui abbiamo proprio una nursery, cioè abbiamo una stanza di una famiglia borghese inglese, bambini, come si chiama la nurse? Sì, la badana, non la badana. La baglia, la baglia asciutta. Cos'hai detto? La badante. La badante. Non c'è. E c'è lì il gattino che suona un violino. E già quella è un'interpretazione. Sta suonando il violino come fosse un violoncello. Vabbè, ma qui... Sono cose che gli illustratori fanno sempre, non c'è niente di veramente straordinario in queste immagini. Però già il fatto di decidere dove questa storia
avviene è una decisione dell'illustratore che nella filastrocca nessuno ci ha detto dove questa azione aveva luogo, no? Poteva essere al Polo Nord, per quello che ne sapevamo. Poteva essere interpretata. Poteva essere sotto il mare, poteva essere nella preistoria, non lo sappiamo. Per cui è l'illustratore che decide fissa queste cose. Poi il fatto che quando si legge un libro a figure, e si legge, si guarda le figure, lo prendi come dato di fatto e non ci pensi neanche che c'è dietro tutto un ragionamento. Esatto. Ok, qui già vediamo, non so se vi rendete conto, cioè chiaramente il violino non era il gatto non era il proprietario legittimo di quel violino, e arriva il proprietario che è un po' arrabbiato di vedere il violino maltrattato dal gatto, e il gatto lì è abbastanza arrabbiato che gli è stato tolto il violino. E comunque, qui dice andiamo avanti, qui la... Scusate, qui non vedo bene. Sì, è tragico. Non vediamo niente. Sai cosa? Mi alzo... no, non posso alzarmi perché sennò strappo tutto. Scusate. Non avevo considerato che avrei potuto alzarmi. Grazie. Non volevo tirarmi dietro la seggiolina. Ok. The cow jumped over the moon. La mucca è saltata sulla luna. E qui non so se si vede, ma è la ragazza di fattoria che vede una mucca che salta, e all'orizzonte, in fondo all'orizzonte si vede la luna, e da la muna è una bella la muna. Una nuova, un neologismo. La muna. E chiaramente dal suo punto di vista sembra che la mucca salti sulla luna. Penso che questo, la mucca sulla luna è un vecchio ritornello, ma probabilmente è la prima volta, da quello che ho capito, che l'interpretazione è questa, cioè è soltanto una questione di sbaglio di interpretazione da parte della ragazza. Vede una mucca che salta, sotto c'è la luna, è saltata sulla luna. In realtà adesso quando vediamo quell'illustrazione nella maggior parte dei libri vedi proprio la luna, che la mucca che è quasi un astronauta, no? che salta veramente sulla luna. In questo caso si capisce che è... Ecco, qui poi c'è la parte più drammatica, comincia. Il cagnolino rise nel vedere questi fatti, e il piatto... scappò con il cucchiaio. Questa è la fine della filastrocca, e si vede semplicemente il piatto e il cucchiaio insieme che sono andati via. Uno direbbe ok, finita. Caldecott aggiunge un'illustrazione alla fine, che chiaramente non c'è nessuna indicazione di questo supplemento. E adesso vi spiego per chi non lo vede. C'è il piatto distrutto per terra e il cucchiaio tra un coltello padre e una forchetta madre che se lo portano, arrabbiatissimi, che se la portano via. E, di nuovo, questa cosa è una tragedia che nella filastrocca non esisteva. Sì, no, non annunciata. Non annunciata. Ce n'è un'altra che vi voglio raccontare velocemente, altrettanto veloce comunque, che è ancora più drammatica di questa, secondo me. Bye baby bunting, daddy's gonna hunting, going to get a rabbit skin to wrap the baby bunting in. Ciao passerotto, papà è andato a caccia, è andato a prendere una pelle di coniglio per avvolgersi il suo passerotto. Questa è un'altra di quelle filastrocche che le mamme o i papà dicono ai bambini piccoli. E qui di nuovo vediamo dove siamo, in una bella casa borghese, il bambino più grande che gioca, la serva, la madre, bye baby bunting, father's gone, qui è proprio didascalico, father's, vediamo il padre, gone è andato e si vede il piede dietro l'angolo, lo fa apposta, ci sta prendendo un po' in giro qua Caldico, è andato a caccia e si vede lui a caccia di nuovo, poi a un certo punto si vede che non riesce a beccarsi sto coniglio, chiaramente il coniglio scappa via, lui non riesce a sparargli, è andato a prenderlo, allora cosa fa? Va nel negozio di pelli di coniglio e chiaramente se ne compra una. Questa di nuovo non c'era nella storia, è un'invenzione sua che noi capiamo solamente dalle illustrazioni, per cui è andato a procurarsi, e vediamo nei disegni come se l'è procurato,
una pelle di coniglio per avvolgersi il passerotto. Ecco, la storia è finita, lui aggiunge quest'altra cosa. Dopo aver avvolgersi il passerotto, la madre prende il passerotto, nel senso il bambino, prende il bambino e va a fare una passeggiata. La prima cosa che vede il bambino è da dove viene il suo vestitino da pelle di coniglio che gli piaceva così tanto. E ci sono questi coniglietti terrorizzati e c'è l'espressione del bambino che perde qualsiasi innocenza, fine dell'infanzia di questo bambino di un anno e mezzo. E dice, oh, trucido, e questa è la fine. Trucido, comunque, ecco, questa era per introdurre, insomma, il linguaggio del picture book. Probabilmente adesso abbiamo capito tutti di cosa stiamo parlando. Sì, sì. Io non voglio annoiare nessuno, per cui se hai domande, se avete domande, sì, interrompetemi, chiedetemi, che è anche più piacevole per tutti. No, la cosa che volevo dire, si sente? Perché sì, con sto marchese, mi aggancio a questa cosa qui, e che si vede anche nei tuoi libri, insomma, ovviamente, perché sono un'interpretazione di questo modo di lavorare, e appunto un'elaborazione di una storia che in contemporanea vive di una trama, quindi di un testo, e di immagini. Allora, sulle immagini tu hai detto questa cosa che credo che si dia per scontato, no? Tu prendi la pagina, vedi quello che c'è disegnato e pensi, beh, questo sarebbe stato l'unico modo di rappresentare questa scena. Invece in realtà chi appunto fa l'illustratore ha una gamma molto ampia di possibilità in realtà, no? Le esplora, le sonda, le prova, le riprova. E quello che però emerge, e lo si vede anche da testimonianze, io ho raccolto delle testimonianze su Sergio, insomma sul web, ecco, e, da interviste che gli hanno fatte, eccetera, è che un buon libro di questo tipo funziona, piace ai bambini, che poi tra l'altro non hanno filtri, tu hai molto a che fare con i bambini, ti ho visto nelle scuole, no, americane a interagire con questi ragazzini, è molto bello, sul web le vedete queste cose. Però il fatto di sintetizzare una storia, sono delle storie che hanno dei titoli anche molto semplici, molto, molto incisivi, molto facili, no? Due topi per esempio qua, no? Oppure stupido libro. Allora, cerco di sintetizzare una cosa. Una cosa è la capacità di sintesi. È quello che mi colpisce personalmente, anche se comunque anch'io lavoro nella comunicazione, faccio un altro tipo di lavoro, faccio il grafico, è che tu devi saper narrare, cioè sapere concepire una storia, inventarla, sintetizzarla, strutturarla per immagine e fare le illustrazioni. Quindi ci sono delle competenze abbastanza, no, diverse, che non è detto neanche che stiano sempre nella stessa persona. Diciamo che quello che è certo è che i migliori illustratori, è un dato, lo sanno fare, ecco. Volevo dire due cose a proposito di due topi, questo libricino che insomma lo trovate anche qui, eccetera, e di come dire, di qual è il concetto, cioè questo ritmo 1, 2, 3, 3, 2, 1, eccetera. Vorrei che tu parlassi un po' di questo. Va bene, di questa cosa. D'accordo, ecco. Intanto ho qualche diapositiva qua di... Ecco. Comunque quello che dicevi prima, che è molto giusto, ma il fatto che l'illustratore... Che abbia lui il testo, che l'abbia scritto lui il testo, o che l'abbia ricevuto, sì, perché sì, è scritto da qualcun altro, e poi ha tante scelte, no? Tante scelte, ma ancora prima di quello, la prima scelta che avviene in questo caso è da parte dell'editore di scegliere l'illustratore. Ci sono migliaia di illustratori, sì, e un bravo editor sceglie l'illustratore giusto per quel testo. Uno degli illustratori giusti, perché di nuovo, sì, ognuno però avrebbe dato una... Sì. Ma ovviamente qual è il caso in cui esiste un testo scritto da un autore a cui viene abbinato un illustratore? È diverso il caso quando l'illustratore stesso è l'autore, sì, l'autore stesso. Sì, sì, sì. Comunque sì, questo libro Due Topi, questo libricino, Two Mice in inglese, è vero quello che hai detto, è probabilmente il libro il testo più corto che abbiamo mai scritto, penso che abbia una cinquantina di parole in tutto, e molte si ripetono perché si basa sul numero, è un po' un counting book, un libro per contare, fino a tre in realtà, per bambini molto lenti, diciamo.
E sì, e ha questa struttura 1-2-3-3-2-1, 1-2-3-3-2-1. Vediamo se l'avevo messo tutto. Ah sì, allora, sai cosa? Ve lo leggo, fate finta di essere dei bambini. Una casa, due topi, tre biscotti, tre barche, due remi, ops, aspetta Sì. Oh, mi sa che ne ho dimenticato uno, tre barche, due remi, un rematore c'era una tavola qui con, non so neanche figura, ho dimenticato una delle pagine. È uno dei due topi, quello che si era mangiato due biscotti prima, che gli tocca remare. Un nido, due uova, tre anatroccoli. Cosa che succede, ma qui ovviamente quando lo leggo i bambini fanno come fa? Se ci sono due tuorli nell'uovo, bla bla bla. Tre scogli, due falle, un naufragio. Un'isola, due alberi, tre lacrime, tre becchi, due spuntini, e qui è la fine dei topi, una fuga, ce l'hanno fatta, un sentiero, due stelle, anche qui i bambini all'inizio dicono come due stelle? E poi uno guarda bene l'illustrazione e dice ah, ce n'è un'altra, un sentiero, due stelle, tre urrà, tre carote, due cipolle, una zuppa. Finalmente mangiano di nuovo, in questo caso una zuppa è facilmente divisibile, non come tre biscotti. Ecco, è semplice, sono contento, volevo farlo semplice, volevo che si fosse semplice da leggere. In realtà ci ho messo un sacco di tempo, è stato il libro più difficile che... infatti, è più difficile da scrivere. Loro si domanderanno come mai, però spiegalo. Per arrivare a una sintesi del genere c'è un sacco di lavoro dietro, perché l'idea era cominciata, io volevo scrivere una storia, un'avventura di semplice, divertente, basata sui numeri. E all'inizio avevo cominciato facendo qualsiasi altro counting book, un libro per contare dall'1 al 10, e allora pensavo che potesse cominciare con, un bel giorno, due topi, mangiarono tre biscotti, si misero quattro pattini, perché erano due piedi per uno, vanno a fare non so cinque ah sì cadono cinque volte quei pattini. Era un libro per contare con delle cose, però poi mentre lo facevo dicevo vabbè sì no questo potrebbe essere carino, potrebbe essere divertente, però mi sembra che mi sto sprecando un'occasione. Era troppo lineare, no? Era troppo lineare, poi un po' prevedibile, insomma anche i bambini piccoli sanno che dopo il 3 viene il 4, che dopo il 4 viene il 5 e così via, soprattutto dopo la prima volta che lo leggono, anche se non sanno i numeri ancora, ma dopo la prima volta che lo leggono, insomma, non è... ho detto qui manca qualcosa, c'è qualcosa che non mi convince. Allora ho detto, ma e se cambiassi la storia facendo tornare indietro i numeri, e dal 3 vado indietro, e poi gioco, e in questo modo, con questa sequenza avevo più occasioni di mostrare sorprese, fortune, sfortune. E questa è una cosa che mi piaceva molto. No, non è stato facile, perché trovare le cose giuste, gli elementi giusti, l'avventura giusta che funzionasse, anche che funzionasse all'orecchio, le parole giuste, no, che funzionano. E anche il fatto, io credo, di lavorare con pochi elementi rende tutto ancora più visibile, no? È come nella musica, se tu hai pochi accordi, uno suona Bach, si sente la stecca, no? Sì, se uno suona qualcosa di più, no? E quindi lì ogni scelta è una scelta nitida, anche nel quello che dicevi prima, no? Due stelle, uno al colpo d'occhio vede una stella, in realtà cerca la seconda, con i bambini stabilisci una relazione più, esatto, come dire, no, frizzante. Esatto. C'è questa storia più birichino, più birichino. Tanto no? Io non penso che la maggior parte dei bambini
o dei lettori leggono questa storia e non pensano neanche alla sequenza, e sono contento che non la vedano. Io infatti non l'avevo neanche vista. E sono contento che non si veda, perlomeno a prima vista, così ti puoi godere la storia. Sì. C'è una storia. E già funziona. Io voglio una storia che è diversa. Sì, esatto, esatto. E poi so che se c'è una struttura, la storia sta in piedi. Sì. Non vedi le fondamenta di una casa, però è la ragione per cui sta in piedi. Sì. Mi viene da chiederti una cosa, c'è questo fatto di, mi piace tantissimo, di creare una certa suspense, l'avventura appunto non è lineare, no? Quando c'è l'isola a due alberi, no? In realtà ci sono queste, anche Zampone. Lì, il trabocchetto, ecco. Quanto... Voglio dire, fare il genitore certe volte aiuta a riprendere pezzi di te che magari metti nel lavoro, eccetera. Tu a... c'è una domanda cattiva. Ma a cosa attingi? Sì. C'era il padre di non chiedere sta cosa, ho fatto apposta. No, a cosa attingi quando vai a cercare qualcosa lì? Perché, voglio dire, credo che lavorare con i bambini sia una sfida molto, molto pulita. Cioè, i bambini non... Non li freghi, come dire, no? Se la storia non funziona, qualcuno funziona. Sì, quelli particolarmente lenti, ma vabbè. Però appunto sto scherzando, no, ovviamente, è verissimo quello che dici, devi essere sincero, che i bambini non puoi prenderli in giro, lo fanno tutte le corporazioni, però non mi piacerebbe fare qualcosa che sfruttasse l'innocenza, diciamo così. Magari poi lo fai involontariamente, però voglio raccontare una storia, voglio che sia divertente per loro, voglio divertirmi a scriverla, quella è la cosa essenziale. Da dove prendo le idee? In realtà, crescendo da piccolo, io leggevo fumetti, guardavo le figure, guardavo più avanti, mi sono messo a guardare, che so, gli affreschi nelle chiese, le storie dei santi, le strisce di fumetti americani, i cartoni animati degli anni 30. Ci sono, e stiamo sempre parlando di sequenze, di immagini. Tutte le cose che mi piacciono, che mi sono sempre piaciute fin da quando ero piccolino, erano sequenze di immagini. Raccontare una storia con le immagini. Poi c'è sempre qualche parola lì, ma non era proprio la storia, le immagini, la storia e le immagini che lavorano insieme. Questa è una cosa che mi ha sempre... Perché sì, quello che si nota, per esempio, è molto carino, è vedere come i protagonisti della storia, cambiando anche come dire, clima, cambiando emozioni, no? Sono sereni, poi sono preoccupati, eccetera, cambiano anche i colori, no? Il paesaggio diventa... Ecco, quindi queste cose qua aiutano anche a fare un'elaborazione. No, poi tra l'altro un libro così semplice, così piccolino, veloce da leggere, poi si presta a essere riletto più volte, a notare i dettagli. Per esempio, c'è una cosa, non so se hai notato, c'è la scena in cui loro... c'è la traccia, sì. Nella cucina... nella camera da letto... Per esempio, una cosa che ho messo è che non ha nessun significato nella storia, non so la risposta, però spesso quando leggo il libro nelle scuole ne parliamo. C'è la tana di topi, dico, un topo, topi, nel muro lì sotto la scritta, e dice, ma chi è che se questa casa è abitata da topi, chi è che vive nel buco? E allora ci sono sempre diverse, allora un bambino ha detto, ci sono degli umani piccolissimi, altri dicono ci sono dei topi ancora più piccoli di loro. Non lo so, oppure è quello che si vede dietro il nostro muro di casa, è il mondo che c'è dietro quel buco nel muro. E ci sono molte cose così che adesso se prendete il libro magari le scoprite, ma volevo comunque tenerlo sempre, non volevo... come si dice? Appesantirlo con un sacco di cose. Non volevo distrarre dalla storia principale. Io aggiungo una cosa, che commento video qua c'è le fonti certe volte, quando tu devi cercare, ma come rendiamo, non so, il caminetto, come rendiamo i letti, da cosa prendo spunto, no? Qual è un modo di fare... Di un oggetto, un'icona, in qualche modo che stia bene in questo libro. Come al solito ci sono... Un aspetto artigianale. Ci sarebbero tanti modi per farlo, no? Ogni illustratore lo farebbe in modo diverso. Io voglio farvi vedere un po' come sono arrivato a questa immagine, a questa sequenza, e in quel modo risponderò un po'
alla tua domanda. Ok, quello che vedete qua sono proprio i primissimi schizzi che ho fatto, sono grandi così, si chiamano, in inglese si chiamano thumbnail sketches, gli schizzi grandi come un'unghia del pollice, questo è, in realtà sono poco più grandi di quelli. E sono schizzi veramente velocissimi, in cui non mi preoccupo neanche che siano dei bei disegni o dei brutti disegni, sono dei brutti disegni, per cui non c'è. Ma voglio fissare giù l'idea quando ce l'ho, perché così non ti dimentichi, senza perdere tempo nei dettagli, proprio il concetto. E in quel modo riesco a lavorare, posso eliminarlo, aggiungerne uno, modificarlo, abbinarlo alle parole. È come una sorta di storyboard un pochettino. Esattamente come uno storyboard, esatto. E adesso vi faccio vedere, per esempio, questo qui è ingrandito uno di questi schizzini minuscoli. Three carrots, two onions. Vedete che gli elementi sono più o meno lì. Insomma, poi ho cambiato delle cose, ho cambiato un po' la composizione, però quello era il concetto, quella è l'idea, è stata la prima e l'ho tenuta così fino alla fine, con poche modifiche. Adesso vi faccio vedere cosa... Una volta che ho fatto questo schizzino qui, passo alla fase esecutiva, per cui su un pezzo di carta bianco, qualsiasi, leggero, carta da fotocopia, non importa cosa, comincio a fare un disegno a matita molto più preciso, che mi servirà poi di base per fare il disegno definitivo a pennina acquarello, come vi spiegherò. La prima cosa che faccio però è pensare a che oggetti voglio in quella figura, e qui rispondo alla tua domanda, e dove trovare la reference, come si dice? La fonte visiva per rendere questi oggetti più interessanti, più veri, più realistici, più adatti alla storia possibile. Per cui guardo libri, guardo stampe, uso anche internet, anche se lo dico per chi fa questo lavoro, magari un lavoro simile, la ricerca su Google di immagini è fantastica, perché è una miniera incredibile, però c'è un sacco di fuffa, c'è un sacco di fuffa, sapete cosa vuol dire? Ok, perfetto. Ci sono un sacco di cose che ti indirizzano alla parte sbagliata, insomma, per cui devi essere capace, devi essere bravo a filtrare, che è una cosa non è così ovvia, no? Non è ovvia, sì, è impegnativo. E poi c'è anche il fatto, forse, che su internet trovi quello che troveranno anche gli altri. Forse se non hai dei percorsi tuoi nel tuo lavoro, no. È verissimo quello che dici, è verissimo quello che dici, purtroppo è così. È più facile lasciarsi andare a quello che trovi nella prima schermata la pigrizia di Google. Sì, esatto. Ecco, vabbè, comunque io sapevo che qui mi serviva una... Vabbè, carote e cipolle, più o meno so disegnarle, però comunque non è male, perché le foglie delle carote potresti disegnarle a memoria, io non sono sicuro che sarei capace. Comunque, queste cose qua. Comunque mi serviva un caminetto, mi serviva una pentola, un pentolone dove fanno la minestra, mi serviva... Poi qui ho deciso che invece del mobiletto lì, della dispensa, grazie, lui aveva un cestino. Comunque mi serve un cestino, mi serve un pavimento, volevo che ci fosse il pavimento giusto. A me piacciono le case di campagna toscane, per cui volevo trovare quel pavimento. Allora mi sono trovato un caminetto, che tra l'altro questo qui è il caminetto della casa di amici in Toscana, per cui mi sono fatto mandare una foto. Detto sul sito di un immobiliare, praticamente. Questo qui potrebbe... No, allora, gli siti degli immobiliari, i siti delle agenzie immobiliari oppure eBay sono delle fonti incredibili, perché per esempio su eBay trovi degli oggetti che è difficile da trovare, sì. E spesso te li fotografano da vari punti di vista per farti vedere i particolari difetti, eccetera, per cui eBay è fantastico, io lo uso spesso eBay. Quella è una cosa diversa, che trovi proprio quell'oggetto unico, magari fatto a mano, magari un pezzo artigianale, qualcosa. Sì, per esempio i chiodi, i martelli, gli strumenti, è fantastico. E poi un cestino, io ho trovato questo cestino tipico del folk americano, che mi piaceva molto, allora ho detto, ok, adesso ho preso questo, che l'ho preso da internet, chiaramente. E questo qui è una foto di un pavimento. Sapevo che era più o meno così, però volevo essere sicuro di avere il colore giusto, le proporzioni giuste, eccetera. Come sono le crepe.
Allora, dopo aver preso tutti questi elementi, io faccio, come dicevo, un disegno su carta qualsiasi a matita, con la prospettiva e tutto ciò, metto i miei elementi, l'espressione dei personaggi, tutto quanto. Quando sono contento, allora riproduco, praticamente ricalcando questo disegno su una carta d'acquarello, e lo passo a china, cioè il segno è fatto a china col pennino, il vecchio pennino che Pucci anche Pucci non si dice in italiano, Pucci nell'intingi, nell'inchiostro, nella china, e poi coloro con l'acquarello. Questa è la tavola finita e questa è poi quella nel libro con le parole. Ecco, questo qui era un po' il mio... Sì, tra l'altro hai fatto un'osservazione che mi è piaciuta qua in un... Cioè, sul fatto che noi abbiamo questo stereotipo dei bambini, entro a palla così perché non è che abbiamo una struttura così rigida qua. E sul fatto che i bambini, si dà per scontato che i bambini amino i disegni a colori sgargianti per forza di cose, eccetera. Parlavi di come invece avere un'attenzione, per esempio per le sensazioni tattili, no? Per la carta. Già l'acquarello, come dire, è una tecnica molto, molto delicata, molto, insomma... naturale, no? Eccetera. Ecco, e in realtà i bambini che hanno una forte sensibilità apprezzano moltissimo dei colori anche pastello, proprio, no? Così, certo, anche, sì, non so perché c'è questo sì, luogo comune, sì, che sì. Insomma, non tutti, però anche nelle case editrici spesso c'è questa tendenza a spingerti a fare delle cose molto più col segno più grosso, con i colori più forti, con più sorrisi possibili, con cose facili da capire, no? Che non pongono troppe domande. In realtà non so perché c'è questo concetto, c'è questa, secondo me c'è questa paura di... penso che spesso gli adulti abbiano questa come si dice? Vogliono proteggere troppo i bambini. Beh, questa è probabilmente l'idea, no? No, sì. no, non possiamo, dobbiamo spiegargli le cose, dobbiamo mostrargli le cose più semplici possibili, non possiamo parlargli di cose spiacevoli, non possiamo... È un po' imbrogliarli, no? Infatti, ecco, mi viene in mente quando si parlava del fatto di Stupido Libro, proprio. No, infatti quello ne è... racconta questo aneddoto che secondo me... Grazie. Allora, sì, questo qui è la casa editrice Topi Pittori che ha importato i miei libri, alcuni dei miei libri in Italia. Di questi tre che ha importato, Stupido Libro è l'ultimo. Il libro che ho fatto originalmente per un editore americano, Chronicle, di San Francisco, si chiamava This is not a picture book. Questo non è un libro a figure. Comunque, malgrado non fosse così ovvio l'uso della parola stupido, nel libro, dentro il libro, c'è una scena in cui l'uccellino qua dà un calcio al libro e in inglese dice stupid book. E quando l'ho scritto non ci ho neanche pensato, no? Quando l'ho dato alla mia editor mi ha detto guarda, io non ti dico di togliere, però sappi che ci saranno problemi se lasciamo la parola stupid. Sei sicuro che la vuoi lasciare? Dico, certo che la vuoi. E so di cosa parlava perché sono lì da un bel po' di anni, so che c'è un... molto più che qua c'è una tendenza a censurare, ad autocensurarsi moltissimo quando si fanno cose per i bambini. E no, la voglio lasciare, non mi interessa, magari vendo, non so, 1000 copie in meno, ma quella parola secondo me, che altra alternativa aveva? Lui è arrabbiato col libro, gli dà un calcio, è veramente... ci rimane male. La storia è questa, che lui trova un libro, è contentissimo, dice ah un libro, tanto un libro, apre e capisce che è un libro senza figure e si arrabbia moltissimo, è frustrato, dice ma era un po' la mia esperienza quando ero piccolo, perché a me piacevano i libri ma solo quelli con le figure, fumetti, picture book eccetera. Allora quando aprivo un libro non c'erano figure, dice ma che cosa serve? Allora gli dà un calcio, dice stupid book, e che ha, cosa dice, sciocchino? Cioè non esiste, no? non è quello che... Volevo che fosse vero, che fosse realistica. Come... A parte il fatto che poi nella stessa pagina poi si pente, lo raccoglie e chiede scusa. Per cui non c'è... Sì. Però è vero che quando il libro è uscito c'è stato un sacco di backlash. Sì. Di reazioni non... Sì, sì. Non approvavano. Esatto, ecco, sì. Esatto. Sì. Esattamente. Molti bibliotecari nelle loro recensioni, sia online, dicevano...
Il libro è bello, ma purtroppo non posso comprarlo perché c'è questa parola. Sì, che è clamoroso, però. Perché... Poi la cosa divertente è che quando la casa editrice italiana l'ha pubblicato, ha deciso di chiamarlo Stupido Libro, che è perfetto. Non me l'hanno neanche chiesto, Mandela, chiamiamo Stupido Libro, ha detto benissimo. Perché era provocatorio, nel modo giusto, nella misura giusta, però. Esatto, esatto, esattamente. In America non avrebbero mai lasciato chiamare un libro per bambini Stupid Book, che adesso mi piacerebbe aver avuto l'idea prima e insistere, però sinceramente non penso che non me l'avrebbero fatto fare. Sì, comunque la realtà poi ha dato ragione, insomma, a questa intuizione. E ancora una cosa mi viene in mente che mi ha colpito molto, è molto, molto bella la tua testimonianza su quando e come hai trovato nella cassetta, sì, un po' come Leo quasi, sì. il Sendak, la comunicazione del Sendak Fellowship, e poi di come questa perché tu l'hai conosciuto. Allora, chi è stato Maurice Sendak? Io non so quanti lo sanno, probabilmente molti di voi lo sanno, ma non sanno di saperlo, perché c'è stato un film pochi anni fa molto, molto famoso nel mondo delle creature selvagge. Sì, non so come si chiama, sì, in italiano. Perché in inglese con me... Where the Wild Things Are. Ma in italiano il libro più famoso, sì, suo si chiama nel Paese del Mostro Selvaggio. Nel Paese del Mostro Selvaggio. Non so se l'avete visto. Comunque un grandioso illustratore. Sendak è probabilmente l'autore di libri illustrati, di picture book, sì, più importante della seconda metà del Novecento. È facile, esatto, probabilmente, sì, non ci sono, ce ne sono altri bravissimi, che ha avuto così tanta importanza e così tanta influenza su altri autori, sì, su altri illustratori. Cioè lui è proprio un'icona della storia dell'illustrazione, sì, tant'è che poi c'è questa staffetta tra il primo illustratore, quello che commentavi prima dei libri illustrati, Caldecott c'era il premio, diciamo, no? Che Sendak aveva preso, no? E poi, sì, certo. Ecco, e poi adesso voglio dire, avere la Sendak Fellowship è un credito importante, ma in che cosa consiste? Dunque, questa è la cosa che è molto bella. Sì, lui nel 2010 lui abitava in una casa in campagna nel Connecticut, e nel 2010 aveva deciso, lui aveva già 80 anni, aveva deciso di invitare tre o quattro illustratori o autori di immagini in vari modi, narratori per immagini, nella sua tenuta. Insomma, aveva una casa vicino alla sua casa con quattro piccoli appartamenti, e invitava ogni anno per un mese tre o quattro illustratori, diciamo, per star lì, lavorare, chiacchierare con lui, conoscersi, fare dei disegnare. Ma in una situazione molto accogliente, esatto, no? Non avevi la pressione del mercato. È quella l'idea, esatto, era quella l'idea, bravo. Lui ha sempre combattuto le regole del mercato, oppure l'ufficio marketing delle case editrici, è sempre stato molto contro queste cose. Diceva, l'autore è la cosa più importante in un libro, uh-huh, non potete dirmi voi cosa fare del mio libro solamente perché poi non sapete come venderlo. Sì. Per cui diceva, prima io faccio la mia cosa e poi voi vendetelo come pensate, ma non influenzatemi. Per cui odiavo le grandi catene di distribuzione, sì, la censura delle biblioteche, dei bibliotecari o delle... Comunque... Era una persona delicata, anche molto sensibile, molto particolare. Era sensibile, no? Aveva questo umorismo nero fantastico, sì, per cui probabilmente molta gente lo interpretava come... pensavo fosse un vecchio burbero. In realtà forse lo faceva un po' così per difendersi no, era in realtà una persona molto dolce, molto simpatica. E per cui... la cosa che successe è che
io non sapevo neanche che sapesse che esistevo, sinceramente, ci sono migliaia di illustratori. Poi quando ho ricevuto l'invito, io che sono cresciuto con i libricini del Piccolo Orsacchiotto, non so se li conoscete, c'erano questi libricini che Bompiani negli anni 60 aveva tradotto, che lui aveva illustrato, che sono dei capolavori, dei libri per bambini, sono... comunque niente, per cui vedo sta lettera nella posta, la apro ed è un invito a passare un mese con lui, praticamente a lavorare, a chiacchierare con lui, per cui è stato mi è servito moltissimo sinceramente quel mese lì. Però appunto c'è questa cosa bella, che due cose se non sbaglio che ti ha in qualche modo passato, raccomandato Sendak. Una diceva make it dangerous, no? Mettici del pericolo, della... sì, sì, esatto. No, perché appunto lui insisteva sempre che insomma, che non si può mentire ai bambini. Cioè. Che, per cui, se una storia richiede che ci sia qualcosa di pericoloso, sì. non farlo, risparmiarla, non smile, no? Esatto, esattamente fai che ci sia, che ci poi sia, forse. È un aspetto che riguarda tutta la narrazione, anche la narrativa, voglio dire, no? Cioè, quando una storia è piatta è una noia mortale, quando invece sei lì trascinato da qualcosa che ti porta avanti e non sai come andrà avanti, anche una storia piccola piccola però ha un perché. E poi comunque Sendak mi pare che ti abbia detto anche be brave, cioè sii coraggioso, no? Sì, sì, ecco. Quello era sia nel raccontare, sia nel mio rapporto con col mondo editoriale, con le case editrici, col mercato, più che le case editrici, col mercato, cioè non, continua a fare le tue cose senza... piegarti al... che poi uno un pochino piegarsi deve, perché sennò non paghi l'affitto, no? Perché beh, sì. I libri vuoi che te li pubblichino, per cui... però trova il modo, diceva, di fregarli, mi diceva, esatto, proprio quello. Sì. E... non so, come siamo con i tempi noi? Mancano 10 minuti, bene. Boh, se ci sono domande o se no io avrei ancora... ecco. Prego. C'è un microfono. Ah, non c'è il microfono. Non ho mai usato un microfono in vita mia. E sono Giulia Camarda, sono un prodotto di importazione. Sono mista, ho vissuto 20 anni a Milano, però allora facevo tutt'altro. Avevo 25 anni, sono palermitana, ero andata perché volevo... e lavorare in azienda, laureata in lingua, non avevo prospettive, sapevo che gli insegnanti non avrebbero avuto prospettive. Arrivo subito al dunque, non mi prego. Piaceva insegnare. Adesso ne ho 50, salgo perché così sono sì, una sì, via prego. Di mezzo. Adesso ne ho 50, anzi 51, ho un figlio di 17 e sono una lettrice volontaria, qui nel pubblico ce ne sono altre, per Born to Read, nati per leggere. Ho letto sul sito di Giovanna Zoboli sì. un suo articolo tradotto, lei l'ha scritto in inglese, a proposito della fascia di lettura. Ah sì, l'età consigliata. Questa è una domanda, l'età consigliata, è una domanda che le faccio perché come lettrice volontaria di Nati per Leggere, che è un progetto nazionale qua in Italia, che ha preso solo ispirazione da Born to Read, in realtà in Italia... è un progetto che è nato dall'associazione, brevemente le spiego per capire perché il perché della domanda. Sì. È un pediatra triestino, Tamburlini, è il presidente dell'associazione bibliotecari italiani, hanno deciso di fare un'associazione onlus. Noi siamo volontari a tutti gli effetti per la diffusione della letteratura che nell'età prescolare, da 0 a 6 anni. Io ho conosciuto per caso questo progetto 2 anni fa da mamma di un 14enne, da traduttrice, da curiosa, perché... Faccio la domanda, sì, ha ragione, arrivo subito. Noi lettrici volontari, noi volontari di Born to Read, di Nati per Leggere, ci basiamo molto sulla fascia, ecco la domanda, sì, sulla sì, fascia sì. di lettura, perché leggiamo per gruppi 0-3, 3-6 e basta. Beh, sono reduce da una lettura di ieri, ero nel gruppo 0-3 e ho letto questo che poi lei mi... Sì. mi
autograferà e io leggo spesso lei. Un bambino più grande, infiltrato, mi ha fatto questa domanda. Quindi, le domande sono in realtà due. Perché non dovremmo indicare una fascia di lettura? Prima domanda. Perché come fa un genitore a orientarsi in libreria? Prima. Seconda se domanda. Non riesce a rispondere, brevissima, se ne facciamo troppe di domande. Vuoi scegliere lui a quale delle due rispondere? No, ma anche per gli altri. Dico. I bambini grandi mi hanno chiesto ieri perché la scelta di Giovanna, a questo punto, Zoboli, di Topi Pittori, di scrivere al contrario, che non è al contrario, non perché è leggibile. No, questa è una scelta mia d'origine. Ok, comunque, ho finito, sì, la ringrazio, no, grazie, e torno a posto. Grazie. No, io sono con, adesso non so come lavorate voi, come lavorano altri bibliotecari, ma la cosa che mi premeva spiegare in quell'articolo che è stato citato è che il bambino, quando sceglie un libro, deve scegliere il libro liberamente. Sceglie in che fascia d'età è, no? Esattamente. La cosa era partita da un mio ricordo di infanzia. Avevo 6 anni, volevo un certo libro, ho visto un certo libro in libreria, l'ho preso, ero lì con mia mamma, l'ho portato alla cassa e il libraio ha detto: ma no, questo libro è per bambini piccoli. E io c'ero rimasto sì, veramente male. L'avevi scelto col cuore. Ma, no? E comunque l'ho comprato perché mia madre me l'ha comprato, però mi è rimasto tuttora, quando vedo quel libro che ho ancora, mi sento un po' imbarazzato. Mi sento, ma guarda, mi piacevano i libri per bambini più piccoli. E non è giusto, è una violenza che si fa. Se, un po' di libertà, se poi in più una categoria di adulti decide che bisogna categorizzare per età, però non ditelo ai bambini, fate una cosa capito? No? Più libera. Era quello il mio concetto. Esatto. E quando si scrive sul libro, questo libro tra i 6 anni, ti assicuro che la maggior parte dei bambini di 7 anni non lo leggerà perché non vorrà, anche se gli piace, anche se è tentato. Un bambino di 10 anni che vuole giocare con lei ancora con una bambolina, perché non può comprare la bambolina? Appunto, ecco, questa è questa non va l'idea. Bene. Poi li soffocate, se li soffocate non diventano illustratori e noi ci perdiamo tutto il resto. Esatto. Niente, io ringraziamo. Siamo... C'è una, magari se un'altra c'è una domanda. Ok. Timidi? Sì, ce n'è una lì. Sì, buongiorno. Io volevo capire, sono Stati Uniti, Italia, numeri, culture diverse, come cambia il sistema editoriale, cioè il mercato editoriale, l'approccio dell'editore alla pubblicazione? C'è cioè una cosa più profonda. Domanda da 100 punti. Allora, prima di tutto è un'ottima domanda e ci vuole un'altra ora, però il motivo per cui io riesco a mantenermi facendo libri per bambini è perché abito in America, perché lavoro con gli editori americani e non in Europa. Sto generalizzando perché ci sono alcuni illustratori che ce la fanno, alcuni autori che ce la fanno, ma è veramente un rapporto diverso. Non so, mi sentite? Mi sa che l'avevo spento io nervosamente. Comunque, per cui io ero andato tanti anni fa, 23 anni fa, 24 anni fa, ero andato a New York in vacanza, però un'amica a Milano mi ha detto: portati i tuoi disegni, vai a trovare questo illustratore. Premesso che a Milano, capitale dell'editoria in Italia, io ci provavo a pubblicare le mie cose. E pubblicavi su Linus? Pubblicavo dei fumetti su Linus, ma sì, mi davano 50.000 lire a tavola, mi pubblicavano 1 o 2 tavole al mese. Sì, non c'era vive, neanche il sogno di vivere, non era impossibile. E invece lì, quando ho portato questi disegni da questo illustratore, che molto gentilmente ha chiamato la redazione del New Yorker, loro mi hanno cominciato a dare dei lavori. Ho detto: qui forse riesco a vivere con i miei disegni. Mi sono trasferito lì, prima da clandestino, poi ho preso la green card e poi piano piano sono entrato nell'editoria per ragazzi e c'è veramente, un'attenzione. E non dico che qui non c'è, ma 25 anni fa, 20 anni fa c'era un rispetto, un interesse per l'individualità, per voci diverse, per... è una cosa che almeno 20 anni fa, nel frattempo sono cambiate un po' le cose, qua ci sono delle case, per esempio Topi Pittori sta facendo un lavoro fantastico, Orecchio Cervo, un'altra casa editrice di Roma, questa che fa dei libri straordinari, ma il mercato ancora non permette purtroppo
Diciamo che è molto in ritardo rispetto a è molto in ritardo, però poi c'è quest'altra cosa di cui parlavo prima, c'è questa autocensura veramente difficile da contrastare negli Stati Uniti, che qui non c'è, ma forse anche le due cose vanno di pari passo. Se c'è il mercato, già una parola mercato ti fa capire che ci sono delle regole decise dalle corporazioni spesso, no? E qui non, per molte case editrici che fanno cose interessanti ancora quel problema non c'è, così tanto non so, ho risposto velocemente, però è un pensiero che mi è venuto. Ecco, altre domande? Se no lasciamo il posto a chi arriverà adesso. Non lo so. Benissimo. Io vi invito a nome della fondazione, ovviamente Cassa di Risparmio, della biblioteca, a visitare la mostra. Vi ringrazio appunto dell'attenzione, ringrazio Sergio. A visitare la mostra Gorizia Magica qui alla sede della fondazione, perché è una mostra abbastanza straordinaria. Ci sono esempi molto molto importanti di nazionali, insomma di editoria dal 900 al 1945 per bambini, e non solo italiani, anche sloveni, ma degli esempi veramente incredibili di editoria anche tedesca. Quindi c'è un mondo lì dentro, e tra l'altro ci sono anche delle sezioni, grazie alla collaborazione con la ludoteca eccetera, c'è tutta una sezione dedicata all'interazione con i bambini, dove i bambini possono anche giocare, divertirsi, disegnare eccetera. Quindi è una mostra anche anomala in questo senso, ecco, grazie anche a Storia che ha, come dire, sapientemente tessuto, no, le fila di questo incontro. No? Se restiamo qua, va. Ecco, se... Ti prego. Domande? Ti volevo chiedere, i particolari che ci sono nei disegni, non la carota, guardavo le piastrelle della cucina che fanno proprio vedere un pavimento rurale, o la tana del topolino. Sono fatti perché lei ci mette la cura nel disegno, eccetera, o perché sa che i bambini andranno a scavare sul particolare? Le due cose vanno di pari passo. Le metto perché mi diverto a mettere, perché mi piace, perché voglio curare i dettagli, perché sennò poi non sono soddisfatto del mio disegno. Allo stesso tempo, quando curo i dettagli, poi ci sarà almeno qualche bambino che apprezzerà e che finirà dentro quello. Perché anche la fantasia dopo dei bambini gioca su. Certo, beh, perché quello è di qualsiasi lettore. Una storia raccontata e uno se la immagina com'è. Adesso, a me, uno quando mi dirà un giorno i due topi, mi viene in mente quei due lì. Sì. E rimarrà per sempre. Certo, quindi è importante quello che ci mette il narratore, l'illustratore, no? Beh, aggiungo a margine di questa cosa che dice Piero, che si parlava anche del bidimensionale, tridimensionale, cioè guardate, ci sono un sacco di cose che vengono a guardare, si potrebbero dire su questo tema. Però ecco, ognuno di noi è nato con dei libri, no? Che ha frequentato nell'infanzia, e probabilmente ha avuto anche un marcatore visivo da questo. La bella fortuna che ha un illustratore per l'infanzia, ai miei occhi, è che può in modo molto positivo segnare la memoria visiva di questi bambini. Lui per esempio mi diceva che è venuto su con un concetto di bidimensionale, prova a dire, certo, anche questo, sì, no, ma secondo me è interessante. Senz'altro, se uno dà un'occhiata anche veloce ai miei disegni, ai vari libri che faccio, c'è sempre questa visione piatta delle cose, no? Sempre dal punto, un po' come ne parlavamo, un po' come nei fumetti dei Peanuts, Charlie Brown eccetera, che c'è sempre questa insomma, almeno Schulz, ma appunto anch'io probabilmente grazie alla sua influenza, non sposto mai questa telecamera virtuale, questa cinepresa virtuale in nessun punto che non sia quello piatto davanti. È più teatrale, diciamo, che come visione, che cinematografica. E ci sono degli autori che mi piace, che mi interessano, che usano questo punto di vista in modo diverso. Però io non...
Tra le strisce dei Peanuts sì. e molti altri, Charlie Braccio di Ferro degli anni 30 o, e gli affreschi del 300, sì. è sempre lo stesso tipo di visione. Sì, sì, ma la pittura bizantina, la pittura sono cresciuto con... Ecco, no? È una matrice molto. Esatto, ed è quelle sono le cose forte, che mi piacevano sì. e che mi piacciono tuttora, sì, per sì. cui insomma quello ti influenza e non puoi che. Non portarlo rimetterlo... avanti, no? Metterlo nelle tue storie. Esatto. Va bene. Insomma... Grazie. Grazie. Grazie tante.